Ora mi uccidete. Oggi manco la colazione mi avete fatto fare. Ora mi linciate perché sto per dirvi delle cose che molto probabilmente non vi piaceranno. Ma, notiziona, ho deciso di essere impopolare e farlo comunque. Chi mi segue su Instagram? Se non lo fate, volate subito a farlo, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Forza, seguitemi. Sa che abbiamo già discusso ieri sera di quello che è successo a Lonato alla finale mondiale. Avevo deciso di non parlarne più perché reputo che alcune immagini possano solo fare male al mondo del karting e al mondo del motorsport in generale, ma purtroppo al mio risveglio, cioè 10 minuti fa, ho notato cose brutte che speravo davvero non accadessero. E ho deciso quindi di sfruttare la mia piattaforma e la mia mini visibilità per cercare di mandare un messaggio a voi e a tutti quelli che possono incappare in questo video. Sì! Ho usato una bella copertina, un bel titolo clickbait per fare in modo che questo video potesse raggiungere il maggior numero di persone. Perché purtroppo, ahimè, le emozioni negative come la rabbia e l'odio sono quelle che generano il maggior interesse. Quindi oggi ho deciso che il mio fine giustifica il mezzo. Mini recap. Lonato, finale mondiale di KZ. Mr. X e Mr. Y hanno un contatto in pista. Mr. X finisce fuori, recupera il go-kart, prende il paraurti e cerca di colpire Mr. Y scagliando glielo addosso. Alla fine della gara, alla pesa, c'è una rissa che vede anche altre persone coinvolte. Gesto orribile e pericolosissimo, il lancio del paraurti, che non comprendo e non giustifico. Gesto brutto quello della rissa, che però dopo 15 anni di calcio amatoriale non dico che giustifico, ma posso comprendere, visto che comunque siamo esseri umani e siamo tutti soggetti a emozioni e adrenalina. E qui finisce il mio racconto dell'avvenimento. Non ne parlo più e niente immagini. Ma ora vi voglio parlare di quello che io reputo sia il vero scempio di tutto l'accaduto, motivo per il quale ho deciso di fare questo video. Mr. X ha sbagliato, ci sono delle regole, verrà punito, stop. Questo è quello che sarebbe dovuto accadere. Invece non è andata così. Il vero scempio reputo che sia stato fatto da giornali, riviste, pagine di Instagram e pagine di Facebook, che di solito parlano di auto o di Formula 1 in generale, che hanno cavalcato questa onda di trend per scrivere articoli deplorabili sull'accaduto. Vedete, finché ne parlano persone del settore che hanno un seguito e un pubblico circoscritto al mondo del karting, secondo me non è un problema. Quel pubblico conosce bene il mondo delle gare, sa che questo avvenimento è raro e non c'entra niente con il mondo del motorsport. Sa che il karting e il motorsport sono un mondo pacifico fatto di rispetto reciproco. Rispetto che nasce dal fatto che a ogni gara, anche in go-kart, ogni partecipante, ogni pilota mette a rischio la propria vita per inseguire un sogno, che è quello di vincere ed essere il migliore e il più veloce di tutti. Se se ne parla invece a gente che non conosce questo mondo, come ad esempio se io ne parlassi a mia madre che di karting non capisce un c***o, ciao mamma, lei subito penserebbe che questo sia un mondo marcio fatto di persone che non vedono l'ora di andare in pista per azzuffarsi, sfogarsi e scannarsi, un po' come succede agli ultras che vanno allo stadio ad esempio. Quindi ieri sera, preso un po' dalla passione e dalla rabbia delle cose che ho visto, ho deciso di commentare alcuni articoli clickbait, sempre in maniera costruttiva, prodotti da riviste di auto e di moto o di Formula 1, che hanno cavalcato questa notizia per attirare pubblico e visualizzazioni, e alla fine di ciò mi sono ritrovato bloccato o bannato dalle loro piattaforme. La mia critica era: sì, va bene creare questi articoli, ma siccome voi riviste grandi, comunque che non parlate mai di go-kart, dovreste farlo magari in maniera un pochettino più approfondita, evitando titoli clickbait, visto anche la vostra grande reach, visto che potete avere un pubblico molto vasto di milioni di persone. La cronaca va bene, quello che è successo può essere raccontato, ma va tutto approfondito e tutto messo in un'altra ottica, spiegando che quello non è motorsport e che è un caso molto molto particolare che capita molto raramente, anzi penso che sia la prima volta che vediamo una cosa del genere nel mondo del karting. Adesso alcuni di voi potranno dirmi: vabbè Gaba, però anche tu ieri hai pubblicato delle storie su Instagram dove si vede l'accaduto. E io vi dico: è vero, però l'ho fatto praticamente in live perché stavo seguendo le gare e mai mi sarei aspettato che questa questione avesse potuto prendere tutto questo hype e raggiungere così tante persone. Ora però parliamo di Mr. X. Premetto che non conosco di persona Mr. X. Ah, perché lo chiamo Mr. X? Perché purtroppo stamattina ho notato una cosa
terribile. Quello che non doveva succedere è successo. Ovvero, tanti frustrati animali da rissa da bar si sono uniti sui social creando delle vere e proprie pagine di odio, account fake con il nome di Mr. X, rubandogli la sua identità e andando a commentare cose false in giro per il web. Le persone sono andate sui suoi social a insultarlo, minacciarlo, denigrarlo, tanto che Mr. X ha dovuto appunto chiudere le sue pagine social originali. Parliamoci chiaro, Mr. X è un atleta, un pilota e uno sportivo. Non è un personaggio pubblico. Quando tu ti esponi, come faccio io di continuo qua su internet, diventi automaticamente un personaggio pubblico. Personaggio pubblico non vuol dire famoso, vuol dire che tu di diritto ti esponi al giudizio e alle critiche degli altri. Com'è giusto che sia. Sei pronto a prendere insulti, ricevere critiche, ricevere minacce. Insomma, è il tuo normale quotidiano. Lo sai, sei preparato e dopo un po' di allenamento onestamente inizi anche a sbattertene le palle. Mr. X invece è un pilota, è giovane, ha solo 23 anni e magari non è pronto per questo tipo di cose. Questa gogna mediatica che si è creata è veramente il brutto di tutta questa faccenda, a mio avviso. È forse, anzi, è più brutta del gesto in sé di Mr. X. La chiacchiera, gli insulti, le minacce. Ragazzi, lasciamoli fuori, lasciamoli a qualcos'altro. Lasciamoli fuori dal mondo dei go-kart. Ora voi mi potrete dire, beh, lui ha deciso di fare quel gesto e quindi è diventato automaticamente un personaggio pubblico. E per questo deve assumersi la sua responsabilità. No, sbagliato. Lui che ha fatto quel gesto deve sicuramente assumersi le sue responsabilità che derivano dalle regole della sua federazione e poi eventualmente delle conseguenze legali se ce ne saranno. Ma sicuramente non deve essere vittima di una folla di buzzurri inferociti che non sa cosa fare alla domenica sera e ai quali non deve assolutamente rendere conto. Questa volta ha sbagliato, ma ha sbagliato forte, eh? Pagherà quello che deve pagare, ma ora basta, non facciamo diventare questa questione un pretesto per sfogare i nostri istinti e esternare al mondo le nostre frustrazioni prendendocela con un ragazzo di 23 anni. Piuttosto andiamo a far bruciare un po' di miscela che è meglio, così facciamo contenta Greta. Torniamo ai giornali, che schifo. Riviste e rivistine di Formula 1 e auto, rivistone anche del settore che non hanno minimamente accennato al fantastico weekend di sport che si è svolto fino alla finale mondiale della KZ, riviste che non parlano mai di motorsport, né tantomeno figuriamoci di karting, che hanno sfruttato l'occasione come scimmie urlatrici per attirare un paio di clic e dare una brutta immagine del nostro sport e dell'Italia agli occhi del mondo. Cari giornalisti, pseudo giornalisti e leoni da tastiera, oggi il vero scempio siete stati voi e credo fermamente che dovreste vergognarvi. Voi ragazzi, fatemi un favore, quegli articoli lasciateli lì, lasciateli perdere, non condivideteli, fate sfogare la gente, oggi è lunedì, siamo sempre tutti incazzati al lunedì, fate spegnere questa cosa come una candela senza cera, perché alla fine di quello si tratta, di sostanza ce n'è davvero poca. Piuttosto sfruttate l'occasione per far passare dei messaggi positivi di sport. Messaggi come quelli di Travisanutto, che ora vi traduco, e di tante altre persone che si sono unite per salvaguardare le immagini del karting, del motorsport e dell'Italia nel mondo. Oggi abbiamo assistito a un capitolo veramente triste per il nostro sport, qualcosa che non rappresenta assolutamente i valori del karting. Per quanto io reputi che questo comportamento sia da punire con le regole più severe, vi chiedo cortesemente di smettere di condividere queste immagini, dato che sono la peggior pubblicità per lo sport che amiamo. Sport che credo che insegni ai bambini importanti valori come il rispetto e la sportività competitiva. Fortunatamente ci sono tanti casi di buone azioni ogni giorno. Facciamo in modo che un singolo brutto comportamento non vada a ledere la reputazione della nostra disciplina. Condividiamo il meglio di noi. Io la questione onestamente la chiudo qua. Mr. X ha sbagliato e pagherà. Probabilmente adesso se si potesse andare a riprendere quel paraurti e non lanciarlo, probabilmente non lo farebbe. Però ormai lo ha fatto e non può tornare indietro. Invece quello che noi possiamo fare di positivo è di smettere di condividere articoli negativi, articoli senza sostanza e clickbait e dare un'immagine sbagliata di questo sport agli occhi di chi non lo conosce. Cerchiamo di far spegnere tutto questo hype che si è creato attorno al mondo del karting
hype negativo, e facciamolo per noi e fatelo per il karma. Fatelo per i bimbi che seguono questo sport. Facciamolo per evitare di far passare dei messaggi negativi a questi ragazzi ed insegnare a loro valori di lealtà e sportività. Ma fatelo soprattutto per Simone. Che garona, ragazzi. Sì, infatti, perché in tutto ciò siamo andati un po' a rovinare la festa e a togliere visibilità a Simone Cunati, che è riuscito finalmente ad ottenere la sua prima vittoria mondiale in KZ2. Una bella storia che dimostra che si può anche stare davanti alle case ufficiali se si ha il manico e la determinazione. Fatelo per Jeremy Iglesias, primo francese a vincere il titolo mondiale a bordo del Formula K e a mettere un attimino in pausa lo stradominio della Birel nella categoria 6 marce. E fatelo per Arian Elkin, il primo israeliano ad ottenere un titolo nell'Academy a livello mondiale. Che legnate poi che si sono tirati in Academy, ragazzi, la gara è stata veramente bellissima. Ma tutte, anche quelle degli hit, sono non solo le finali. Insomma, un weekend di prime volte, un weekend di gare emozionanti, di staccate col coltello fra i denti. Festeggiamo loro che sono i veri eroi di questo weekend e lasciamo perdere le voci da bar che girano su internet. Ne guadagniamo tutti. Bene, ora vado a contare il numero di disiscritti e noi ci vediamo alla prossima. Spero finalmente su un go-kart, visto che sono 3 mesi che non ci metto il culo sopra. Vabbè ragazzi, ciao, buona settimana, buon inizio settimana, noi ci vediamo alla prossima. Ciao.